Buongiorno a tutti e grazie per essere restati. So che con la pioggia non è un grande sforzo, però intanto vi ringrazio. Questo è il secondo evento della Blockfest di oggi e si intitola Buono a Sapersi. Buono a Sapersi è il nome di un sito di cui andremo a parlare. Quello che devo fare è presentarvi il mio interlocutore, che è Simona Panseri, direttore della comunicazione di Google. Buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia. Quello che di cui parleremo sostanzialmente è il grosso tema della sicurezza informatica, con un occhio di riguardo ovviamente ai minori. È una delle cose che interessano di più in questa Blockfest, interessano peraltro anche me da 18 mesi, da quando ho un figlio. La prima cosa che ho fatto a 20 giorni dalla nascita, gli ho aperto un account Twitter. Tra le polemiche dei twitteroli che dicevano: ma vi sembra opportuno aprire un account a un minore, pensando, credo, che lo scrivesse lui, cioè, invece era ovviamente un po' un gioco, un po' un modo carino di fare sapere agli amici che cosa faceva con un'app che nel frattempo twittava. La cosa che mi viene da chiedere per prima a Simona è: un genitore come si deve comportare? Cioè, ci sono vari modi, si possono usare dei programmi che bloccano alcuni siti, si possono mettere le blacklist, le password, ma sono veramente efficaci questi metodi? Io penso che un genitore si debba comportare con internet come si comporta col resto della vita dei propri figli. Cioè, così come noi insegniamo ai nostri figli ad attraversare la strada, ad avere relazioni con le persone che conoscono, che non conoscono, eccetera, esattamente lo stesso tipo di regole, di metodo e di costruzione di un rapporto di fiducia deve esistere con internet. Tra l'altro, non dimentichiamoci che, almeno parlo per me, io internet l'ho appreso ad un certo punto, per i miei figli e per i ragazzini oggi esiste, fa semplicemente parte della vita, e quindi è molto più semplice, paradossalmente, insegnare loro un comportamento corretto su internet nello stesso momento in cui gli insegniamo questo comportamento nella vita reale, di quanto non sia insegnarlo a posteriori a qualcuno che lo deve apprendere in una modalità tra virgolette posticcia. Quindi senz'altro esistono strumenti di supporto, senz'altro, anche a seconda dell'età dei figli, anche a seconda delle competenze tecnologiche dei genitori, filtri, sistemi di blocco. Però nessuno di questi sistemi è sicuro al 100%, è una cosa di cui bisogna essere consapevoli, e quindi il metodo migliore è quello di accompagnare i nostri figli nell'utilizzo dello strumento, cominciando quando sono piccoli e muovono i primi passi, i primi interessi nei confronti dello strumento, dando loro delle regole esattamente come gliele diamo nel resto della vita, e a mano crescono, e forse qui la difficoltà diventa maggiore, cercando di costruire dei meccanismi di controllo condivisi col ragazzo. Per esempio, io ho colleghi che hanno figli adolescenti, quindi molto più grandi dei miei, non ci sono ancora arrivata personalmente, ma che hanno stretto un patto con i figli dicendo: io ho la tua password, non la utilizzerò regolarmente, probabilmente non la utilizzerò mai per controllare cosa posti nel tuo profilo sul social network, eccetera. Sappi però che, esattamente come quando vai in discoteca potrei venire a vedere a che ora esci, eccetera, per la tua sicurezza e per sapere di potermi fidare, prima o poi potrai utilizzarla. Comporta un rapporto di fiducia, esatto, forte coi figli, che va costruito dall'inizio anche sul mezzo internet. E, tra l'altro, una delle frasi più ritwittate di ieri è stata una mia, quando ho detto: arriverà un giorno in cui mio figlio fregherà anche me, nel senso che lui è un nativo digitale. Io sono nato che i videogiochi non c'erano e ho una certa passione per la decrittazione e tutto il resto, quindi immagino che se l'ha ereditata verso i 13 anni, la prima cosa che fa è viola tutte le mie password, o comunque prima trova un workaround, un modo per... quindi probabilmente, esatto, è la fiducia, il modo, la fiducia è anche un po' seguire quello che uno fa. Ovviamente lì sta anche all'educazione. Ieri Giovanni Iodice raccontava, dicevo a Simona,
che è stato il primo papà nella classe di sua figlia di 15 anni a dare Facebook alle proprie figlie, e tutti i papà della scuola si sono un po' come dire, sorpresi, dicendo: ma come, dai Facebook alle tue figlie? E lui ha detto: sì, ma le vostre cosa fanno su internet? Chattano su MSN, quindi avevano la webcam, potevano fare delle cose anche peggio. E la mia esperienza personale è di un'amica che mi invitò a casa, io vedevo suo figlio digitare sulla tastiera e dicevo: ma non è un po' pigro, cosa sta facendo? Perché no, chatta con i suoi amici della Xbox. Ma tu li conosci, sai chi sono? No, in realtà no. Quindi c'è un po' da parte, secondo me, dei genitori un po' un'eccessiva preoccupazione, e certe volte invece nei casi in cui ci si dovrebbe preoccupare un'eccessiva fiducia. Esatto. Sì, è curioso, proprio per cercare di capire il rapporto dei genitori nei confronti dell'uso di internet, insomma degli strumenti di comunicazione da parte dei propri figli, abbiamo fatto una ricerca un paio d'anni fa con Terdesom, con Vodafone, una serie di altri operatori che avevano più o meno tutti la stessa esigenza di capire. E la cosa che è emersa è che, diciamo, volendo riassumere per linee generali, i genitori si possono dividere in gruppi. Ci sono quelli preparati, che sanno accompagnare i figli, li sanno guidare, sanno anche farsi spiegare dai figli quello che, essendo più smanettoni, cominciano a capire meglio, ma quindi tenendoli coinvolti in un rapporto di fiducia nell'uso dello strumento. E questi sono sicuri, nel senso che non è detto che non incorrano in rischi, ma sono preparati ad affrontarlo. E quindi c'è la distinzione che è opportuno fare tra il rischio e il danno. Nel rischio si può incorrere, ma se uno è in grado di affrontarlo, non è detto che provochi un danno, il danno lo provoca quando tu non sei capace di certo, confrontarti col rischio. Dopodiché ci sono invece genitori molto ansiosi, che si fanno prendere dalla paura dello strumento, perché non lo conoscono, e tendono ad avere un approccio del tipo: no, io a mio figlio non lo faccio usare. In realtà i ragazzini, sappiamo benissimo tutti, che lo utilizzano in contesti molto diversi, non fosse altro a scuola, a casa degli amici, poi magari hanno un telefonino che, esatto, si collega a internet, ma non ce l'hanno pensato. Che internet, esatto, sia anche lì. Anche quel mezzo. In realtà questi sono i genitori che, paradossalmente, con l'ansia di tutelare i propri figli rispetto al rischio, li lasciano maggiormente esposti, perché sono quelli che non adottano nemmeno le prime strategie di tutela. Poi ci sono altri gruppi, però diciamo sostanzialmente si va da questi due opposti. Ed è vero che anche c'è una ricerca che si chiama EU Kids Online, è uno studio che viene fatto dall'Unione Europea in diversi paesi, e la cosa paradossale è che i ragazzini italiani in questo momento sono apparentemente meno esposti al rischio rispetto ai loro coetanei di paesi in cui la penetrazione e l'utilizzo di internet è più avanzato. Tuttavia questo dipende dal fatto che se ne fa un uso minore, ma se poi si va a vedere il rischio di danno, quindi il discorso che facevo prima, la capacità di affrontare il rischio nel caso in cui lo si incontri, sono molto meno preparati degli altri. E quindi pochi rischi che evidentemente potrebbero incontrare nel poco uso che fanno sono estremamente più dannosi. Quindi anche da questa ricerca viene rafforzata l'idea che la soluzione sia far utilizzare internet, farglielo utilizzare in modo corretto e accompagnarlo in questo uso. Veniamo a buono a sapersi. Che cos'è e perché Google si è imbarcato in un'operazione del genere? È un sito, è una campagna, è un'iniziativa con la Polizia Postale delle Comunicazioni che fa formazione nelle scuole proprio su questi temi. Tra l'altro abbiamo cominciato proprio l'altro ieri e magari ci torno. Una delle cose che dicevi, certo, tu prima, le diceva anche il vicequestore che teneva la lezione a cui ho assistito anch'io, che ha l'obiettivo di partire dal tema della sicurezza,
per arrivare in realtà anche al tema della privacy. Non si rivolge solo ai ragazzi si rivolgono le lezioni della polizia, ma il sito si rivolge a tutti, perché poi in realtà il problema di un utilizzo consapevole e sicuro di internet ce l'abbiamo tutti. Certo. Che lo usiamo tanto o poco, ma la questione non si pone. Quindi il sito, che ahimè non riesco a farvi vedere, ma si trova abbastanza facilmente cercando buona sapersi, tratta quattro macro temi. Tratta dei temi della sicurezza, cioè dei dati su internet, dei dati generali, cerca di aiutare di spiegare anche terminologie che non necessariamente sono così familiari a chi non frequenta la rete in modo, diciamo, professionale. Spiega cos'è un cookie, a cosa serve, come facciamo a capire quando è attivo, e così via. Cerca di aiutare a capire che cos'è il malware, a identificare un messaggio di phishing, per arrivare poi al tema della gestione della privacy. Diciamo che, non essendo utile, lo chiudiamo. Al tema della gestione della privacy, ovvero, posto che la premessa per tutelare la propria privacy online è che i dati siano sicuri e quindi nessuno possa accedervi e nessuno possa farne un utilizzo inappropriato, esiste poi una questione di quei dati che noi consapevolmente mettiamo sulla rete, perché utilizziamo dei servizi che appunto comportano lo scambio di dati, prima fra tutti l'email, no? Dove sono, cosa ne succede, e ovviamente in questo caso, parlando a nome di Google, perché non possiamo farlo a nome degli altri operatori, quali strumenti abbiamo costruito e mettiamo a disposizione di ciascun utente perché sappia che informazioni sta trasferendo a Google e possa esserne in qualsiasi momento in possesso, decidere di cancellarle, modificarne le impostazioni, eccetera. Prima mi raccontavi di una cosa bellissima a cui io non sarei mai arrivato, che nelle classi il filtro Safe Search, esatto, cioè il filtro, okay, allora, fa apparire dei... Certo, abbiamo detto prima, gli strumenti di sicurezza ci sono, e quando ci sono vale la pena di usarli. Per esempio, per il motore di ricerca esiste un filtro che si chiama Safe Search, che è automaticamente preimpostato sulla modalità intermedia, cioè filtra contenuti estremamente espliciti. C'è la possibilità di eliminarlo se proprio uno sta cercando completamente, oppure, applicazione evidentemente molto più frequente, spostarlo in modalità avanzata, in modo che filtri testi e immagini che si ritiene possano essere pericolosi o non adatti ai minori. Questo filtro, chiaramente, visto che lo si può impostare e togliere, si presume che i ragazzini lo sappiano come si fa. Allora, esiste la possibilità di bloccarlo, e il blocco viene fatto attraverso la password del genitore, dell'insegnante, insomma viene fatto su ciascun browser naturalmente che si utilizza su quel computer, e anche una volta che è bloccato, se anche il ragazzino ha l'impressione di averlo tolto, in realtà non succede niente. Però finché io sono a casa e ho un computer, un figlio, magari me la cavo a tenere d'occhio se l'hanno tolto. Se sono a scuola, sono un insegnante, ho un'aula computer con 20-30 computer e 20-30 ragazzini in contemporanea, diventa più difficile. Allora, quando il filtro è bloccato, sullo sfondo della pagina del motore di ricerca ci sono delle sfere colorate che mi permettono di capire a colpo d'occhio, proprio semplicemente girando nell'aula, se qualcuno è riuscito a togliere il blocco o semplicemente a togliere il filtro e sta lavorando in modo non sicuro. Invece, per quanto riguarda la privacy, ti espongo un mio dubbio. Io credo che sia uno dei temi su cui si creano grandi leggende. Uh-huh. E su cui si sa poco, sia da parte delle aziende che certe volte per chiedere dati normalissimi ti espongono a documenti legali lunghissimi e in realtà ti stanno chiedendo magari un nickname che non è un dato sensibile, e sia da parte delle persone. Io recentemente, giuro, ho sentito una persona che diceva: no, io pago la mail
a un providerino del mio posto, perché non vado con chi dà la mail gratis, perché mi leggono le mail per metterci la pubblicità. Ah, beh, come se ci fosse un omino dietro a leggere. Assolutamente, assolutamente. Questa è uno, è una delle domande, tra l'altro, che ci fanno più spesso. Se avete Gmail, avrete notato che in Gmail c'è la pubblicità, e avrete notato che la pubblicità che compare in Gmail è correlata in qualche modo al contenuto dell'email. Però questa cosa come funziona? Evidentemente nessuno sta leggendo le vostre mail. Vi siete mai chiesti come funziona il sistema di correzione ortografica dell'email? Qualsiasi email corregge le parole. Cosa succede? Che c'è uno che sta leggendo quello che scrivete e dice che quello non era corretto? Cioè, qualcuno annuisce. Se... È un duro lavoro, ma qualcuno, qualcuno lo dovrà fare. Lo stesso algoritmo che controlla la digitazione e identifica la parola e ti dice questa parola la confronto con un dizionario è corretta, sì, non è corretta, bisciolina colorata sotto, prende questa stessa parola, la confronta con la pubblicità che voi sapete su Google funziona proprio correlando il termine di ricerca al termine pubblicitario, e se trova qualcosa di pertinente lo associa. Al punto che, se avete fatto caso alla pubblicità che compare, non necessariamente no. È così correlata. Allora, finché uno sta parlando di alberghi, vacanze, sì, per carità, ha senso. Una domanda, aspetta che arriva un microfono. Ecco, un'ultima cosa, questa cosa succede tecnicamente nella sessione dell'email, cioè così come il correttore ortografico non tiene in memoria il fatto che voi abbiate scritto correttamente o no un termine, l'associazione contestuale della pubblicità alla parola che state scrivendo avviene e poi scompare alla chiusura. Non c'è un archivio di tutte le cose che hai detto. Finito dell'associazione dell'email, no. Perfetto, mi hai risposto adesso. Ah. Quello che volevo chiedere è se tutti questi dati venivano archiviati, perché a molti utenti la cosa che dà fastidio non è tanto l'idea che c'è l'omino che legge tutto quello che scriviamo, ma è proprio il fatto, quello che Google sa di noi, quello che Google memorizza dei nostri gusti, dei nostri usi. Certo, allora... Sono dati usa e getta, quindi. Questi dell'associazione contestuale dell'email e della pubblicità sono usa e getta. Ci sono alcune informazioni che vengono raccolte non sull'individuo, cioè facciamo la distinzione. Quando voi utilizzate un servizio, avete fatto login, quindi username e password, siete voi, e quindi questi sono dati associati a voi. Quando utilizzate un servizio senza avere fatto login, c'è un browser e al limite un indirizzo IP, che è quello a cui si può associare un'informazione. Allora, per consentire a quegli inserzionisti che vogliono erogare pubblicità che definiamo basata sugli interessi degli utenti, esiste un meccanismo di raccolta delle, diciamo, preferenze di navigazione degli utenti. Come funziona? Allora, innanzitutto, anche se voi siete loggati quando fate le navigazioni, quindi non dico usate il motore di ricerca, ma navigate su un sito che fa parte del cosiddetto content network di Google, quindi sono i siti che ospitano pubblicità che viene erogata da Google. Può essere un sito di un giornale, può essere YouTube, un blog, eccetera. Quando voi navigate, che siate loggati oppure no, alla combinazione del vostro indirizzo IP e browser che state usando, viene associata una categoria di interesse legata al tema della pagina. Se uno sta leggendo delle notizie sul turismo, verrà associata la categoria turismo, se uno legge una recensione di libri verrà associata la categoria libri, eccetera. Se io da questo stesso computer, in questa stessa posizione, quindi indirizzo IP fisso, faccio un'altra navigazione con un browser diverso, già sono un diverso utente.
perché non ci sono elementi per associare che io usando Firefox sono un utente, usando Chrome sono lo stesso, sono due utenti. Se io prendo il mio computer portatile, alcune navigazioni le faccio dall'ufficio, quindi diciamo browser Firefox o browser Chrome, IP dell'ufficio, vado a casa e uso lo stesso browser ma cambia l'IP, sono di nuovo utenti diversi. Se poi a casa mia, come succede, il computer una volta che l'ho portato lo uso io, lo usano i miei figli, mio marito c'ha il suo, diciamo, siamo tutti lo stesso utente. Non a caso, quando io consulto lo strumento, che mi piacerebbe molto farvi vedere a questo punto, vediamo se ci riusciamo, che Google mette a disposizione per capire quali sono le preferenze associate appunto a quel browser e a quell'indirizzo IP dall'ufficio, sono tipicamente informazioni di natura economica, finanziaria, tecnologica, vabbè, insomma, che cosa può cercare una persona che si occupa di comunicazione per Google. Tant'è che addirittura la stima sociodemografica che viene fatta sulla base di queste categorie di preferenza per me è sempre maschio sopra i 50, eppure io dall'ufficio navigo sempre loggata e chiaramente Google sa chi sono, certo. È abbastanza evidente. Tuttavia le categorie di interesse sono tali per cui vengono un po' stereotipate su maschio sopra i 50. Chiaramente la stessa cosa non vale quando le navigazioni vengono da casa, dove abbiamo un sacco di cartoni animati e temi di questo genere. Allora, tutti questi strumenti consentono non solo di vedere, quindi danno la trasparenza su quali sono le informazioni che vengono messe a disposizione, ma ne danno anche il controllo. Quindi io posso modificare le categorie di interesse che mi sono state associate, perché magari sto cercando di pianificare un viaggio, so che voglio andare in vacanza e piuttosto che vedere la pubblicità dell'ultima release del software, mi interesserebbe di più vedere una pubblicità che mi dà informazioni su un'offerta per un viaggio. Oppure se ritengo che vedere pubblicità più legata a quelli che sono gli interessi che ho manifestato navigando non sia per me interessante, non sia un valore aggiunto, sia in qualche modo una violazione della mia privacy, preferisco vedere della pubblicità che viene associata in modo contestuale al contenuto della pagina che sto visitando, quindi la pubblicità la vedrò lo stesso, però viene associata in modo completamente scorrelato dai miei interessi, posso decidere di fare opt-out. E questo opt-out significa dire al sistema: non voglio più che vengano raccolte le mie categorie di interesse. La pubblicità c'è, perché la pubblicità è quello che consente al sito che vi sta offrendo il contenuto che voi visitate di sostenersi economicamente. La differenza sta nel fatto che la pubblicità possa essere proposta secondo criteri scelti dal sito, oppure in associazione al contenuto che state vedendo, oppure in associazione a cose che a voi interessavano. Perché? E qui è un po' come il gioco del password su Safe Search. Okay. Come funziona il sistema di opt-out? Il sistema di opt-out ovviamente è un cookie che dice al cookie, che dice quando si arriva su una determinata pagina, al cookie che registrerebbe la preferenza di interesse, dice no, fermo, qui non registri niente. Benissimo. Diamo però per scontato che le persone che ritengono che possa essere un'invasione della loro privacy la raccolta di categorie di interesse anonime siano anche persone che periodicamente ripuliscono i loro cookies, proprio perché è una delle pratiche che vengono messe in atto dalle persone più sensibili al tema. Allora, se io metto un cookie che mi dice non venire più a raccogliere le categorie di interesse e poi questa persona li ripulisce, ricominciamo da capo ogni volta. E quindi abbiamo sviluppato un piccolo softwareino che consente di rendere permanente quel cookie che dice non raccogliete le mie categorie di interesse. In realtà è tutto molto tecnologico, non sembra, è effettivamente molto tecnologico, però il ragionamento che c'è dietro è un ragionamento semplice,
legato solo a quello che potrebbe essere l'interesse della persona. Se ritieni che sia un vantaggio, ne puoi approfittare. Lo puoi anche controllare e gestire in base a quello che preferisci. Se non ritieni che sia un vantaggio, lo puoi eliminare. Peraltro c'è una pagina nell'account dove apposita, dove tu puoi venire a sapere tutte le cose che Google sa di te attraverso i vari servizi. Esattamente, giusto? Questa pagina si chiama Dashboard, non è un nome particolarmente affascinante, però dà l'idea di un pannello di controllo, perché di fatto è un pannello di controllo. Si può entrare nella dashboard o dalla gestione del proprio account, oppure anche semplicemente dal centro privacy di Google, che ha un fantastico link che si chiama Privacy Home Page, e quindi si trova facilmente. Perché è associata all'account? Perché, come vi dicevo prima, le informazioni personali, quelle che sono associate a voi con un nome e cognome, sono solo le informazioni che sono correlate agli strumenti che utilizzate una volta che siete loggati. È chiaro che per l'email non si può utilizzare un servizio di email senza avere fatto login, perché altrimenti le mie mail vanno a lui, certo, le sue vanno eccetera. Però il motore di ricerca, YouTube, le mappe, un sacco di altri servizi voi li potete usare tranquillamente senza essere loggati. Un'altra domanda. Aggiungere qualcosa rispetto a quello che stavi dicendo tu, Simona. Io lavoro molto per i clienti, e forse quello che manca in tutto quello che noi stiamo raccontando, e molto più in generale, è la consapevolezza da parte di noi persone, quindi mi metto dal lato consumatore, individuo che ha la possibilità di utilizzare internet, che la gran parte dei servizi, come accennavi tu prima, di informazione, di intrattenimento, sono fruibili proprio per il fatto che c'è la pubblicità che sostiene dal punto di vista economico gli editori o tutti quei soggetti che sono in grado di erogare una serie di servizi spesso ad altissimo valore aggiunto. Allora, se solo poi si pensasse che noi pubblicitari, mi metto nella categoria a questo punto e mi sposto dall'altra parte, a noi pubblicitari non interessa il nome, il cognome o una serie di dati sensibili delle persone, anche perché soprattutto tendiamo a creare dei cluster, cioè lavoriamo molto sui volumi, perché sarebbe antieconomico per me arrivare a solo a Simona, a meno che non abbia un servizio che è fatto solo per Simona, che costa 1 miliardo di euro, e forse, fatti i conti, magari ci sta un ragionamento di questo genere. Forse Simona però non se lo può permettere, quindi è antieconomico. Esatto, è antieconomico. Quello che noi facciamo è cercare dei volumi di persone, quindi numericamente parlando molto interessanti, che abbiano determinate preferenze o determinate abitudini, a cui piacciono determinati prodotti, per poter poi fornire un servizio che dal punto di vista dell'informazione, pur nonostante sia commerciale, se visto con quest'ottica è un servizio a valore aggiunto, cioè piuttosto che ricevere pubblicità anche quando effettivamente non sono interessata a determinati prodotti o servizi, detto che nella vita di tutti i giorni compriamo prodotti e servizi, forse visto in quest'ottica non è così spaventoso il fatto che effettivamente ci siano degli algoritmi o delle tecnologie che cercano di individuare, di inserire in una base dati che è sempre più numerosa, è sempre meglio, io riesco a lavorare e a spendere meno, poi in sostanza io azienda, mi mette nelle condizioni di avere un patto che in questo momento è poco conosciuto, un patto implicito: tu vai su internet e guardi o navighi o usufruisci dei servizi perché qualcuno in realtà sta finanziando la tua navigazione. Se questa cosa venisse resa ancor più esplicita di quanto si stia facendo, e già qualcosa si sta facendo anche in termini associativi, Google in primis, ma ci sono delle associazioni che proprio stanno lavorando in questo senso, non tanto per tutelare, perché una volta che c'è la legge sulla privacy le persone devono assolutamente essere tutelate, quanto per rendere sempre più consapevoli le persone che c'è un patto che può funzionare molto bene da questo punto di vista. Guarda, quello, avendo gestito una community molto grossa, ti posso assicurare che nella percezione dell'utente tu devi dargli quel servizio, sei come servizio pubblico, è come se ti pagassero un canone. Una volta che il sito crolla è quasi come se la RAI smettesse
Quindi è vero, ci vuole un po' più di educazione nel far capire che molto spesso i siti che ti offrono dei servizi molto utili, o che, non so, i giornali stessi che sono online senza la pubblicità non potrebbero offrire quel servizio gratuitamente. Già credo che ce la facciano a stento, ovviamente se non ci fosse nemmeno quella parte non potremmo reggere Repubblica, Corriere, Post, online senza problemi. Io penso che la questione fondamentale sia qual è il vantaggio che sto trasferendo a te come utente. Allora, nessuno paga per utilizzare i servizi di Google, giusto? Quindi nessuno vieta e nessuno deve fare complicatissime procedure di registrazione e poi una volta che le ha fatte non è più in grado di smettere di utilizzarli. Semplicemente con un click si possono trovare molte alternative per praticamente tutti i nostri servizi. Perché le persone continuano ad utilizzarli? Oppure che cosa è importante che facciamo affinché le persone continuino ad utilizzarli? Dobbiamo fornire dei servizi che funzionano, che continuano a dare risposte a una domanda, che la domanda sia quella chiave di ricerca che si mette nel motore e i risultati che compaiono oggi, pensate a quelli di 10 anni fa, sono di un universo più utili, oppure che la domanda sia una domanda di un'informazione geografica e quindi uso delle mappe, o di una domanda di un contenuto video, oppure se non sono Google ma sono un produttore di contenuti è una domanda di informazione e quindi il contenuto del mio articolo, del mio servizio televisivo è lì. L'importante è che il contenuto e la modalità in cui questo contenuto viene trasferito all'utente sia sempre di maggior utilità all'utente. Perché la pubblicità sul motore di ricerca funziona bene anche all'occhio dell'utente? I link sponsorizzati che voi trovate nella barra di destra rispetto ai risultati organici, perché fanno esattamente quello, rispondono alla stessa domanda che l'utente stesso ha fatto digitando una chiave di ricerca. Se io cerco scarpe, troverò dei link sponsorizzati sulle scarpe, non li troverò sugli alberghi e così via. E quindi sono un modo veloce ed efficace per arrivare ad ottenere una risposta. Idealmente, credo di interpretare il discorso che faceva Laila, idealmente quello a cui si tende è quello di far sì che la pubblicità che viene presentata nei diversi servizi e che è un meccanismo di sostentamento dei servizi e molto spesso anche di partner terzi che fanno parte di un ecosistema che ruota attorno a questi servizi abbia lo stesso livello di utilità e di efficacia, con però l'assoluta consapevolezza che nella misura in cui questo comporta il trasferimento di informazioni, queste informazioni devono essere raccolte con trasparenza e con possibilità di controllo per gli utenti. Ecco perché questo progetto, Buono a Sapersi, parte dalla sicurezza e quindi voi ci trovate le istruzioni su come costruire una password sicura e poi magari possiamo anche tornarci. E arriva a sistemi come la dashboard o la gestione preferenze annunci pubblicitari, tutte cose che appunto trovate su Buono Sapersi, trovate dentro il nostro centro privacy, ma che aiutano a passare dalle informazioni di base su quando io ho dei dati su internet, come faccio a tenerli sicuri in modo che un malintenzionato non ne possa fare un utilizzo improprio, a vediamo che cosa per la mia sensibilità e per il vantaggio che io ne traggo sono interessato e disposto a trasferire ad un'azienda che mi eroga dei servizi. Per capire la portata del problema, quante segnalazioni vi arrivano di intromissioni in account di utenti grazie a password sceme o banali? Allora, non ho questa, cioè non ho la risposta numerica, però è evidente che la debolezza della password è il punto chiave dal punto di vista della sicurezza, no? Allora, se la password è il mio nome e la mia data di nascita,
non è difficile poterla ricostruire. Nome dei figli. Se la password è molto breve, altrettanto è difficile. Se, visto che tutti utilizziamo tantissimi servizi che richiedono password ed è complicato ricordarsele tutte, usiamo la stessa password per tutti i servizi, anche questo è un altro problema, perché ci sono servizi estremamente affidabili che quindi nessuno proverebbe mai ad hackerare perché sono troppo difficili da hackerare, altri che invece sono probabilmente meno stabili e meno sicuri, quindi che cosa fanno di solito i malintenzionati? Cercano di rastrellare password dai servizi meno sicuri e le provano su quelli più sicuri. Altra cosa, io mi costruisco una password fantastica, complicatissima, una per ciascuno dei servizi, metto la domanda di riserva e la domanda di riserva è il mio nome o quello di mio marito. Questo è successo a Brad Pitt, che aveva un account su iPhone e aveva come domanda di riserva: qual è il nome del mio cane? Ed era su Wikipedia, per cui... E sono entrati nel telefono, gli hanno scaricato tutta la rubrica, tutte le foto. E certo, perché la tecnica è: provo una, due, tre volte finché non si blocca, mettendoci una password qualsiasi. Quando si è bloccata, vediamo di indovinare la domanda di riserva, ed è come non averla la password. Sì, perché poi non serve essere Brad Pitt per dire: io non sono altrettanto famoso, però se mettessi come domanda di riserva il nome del mio gatto, c'è tutta una sezione su Flickr dedicata al tuo gatto. Esatto, per cui se uno volesse accanirsi contro di me, pur non essendo un personaggio pubblico, potrebbe farlo senza problemi. Assolutamente. Beh, sì. Questa cosa della domanda di riserva da parte dei vari siti internet è stata proprio una scelta infelice, anche perché in tutti gli account che ho registrato io nessuno chiede la domanda di riserva in caso di perdita password, nessuno di questi siti specifica: attenzione, non mettere veramente il nome del tuo cane, perché è una cosa a cui può arrivare chiunque. Adesso hanno iniziato un po' a variare anche le domande. Ad esempio, un'altra delle cose più hackerate dei VIP su internet era il mother maiden name, che era la tipica domanda: dici il nome da nubile di tua madre. E ovviamente anche quelle informazioni su Wikipedia si trovano. Però ad esempio Google invece ha un sistema diverso, ha introdotto e sta... Sì, il sistema è tecnologico, cioè una risposta tecnologica a un problema tecnologico, però facile da utilizzare. Si chiama verifica in due passaggi e di fatto, come i sistemi di banca online ormai nella stragrande maggioranza dei casi richiedono, oltre alla password, un codice che viene inviato via SMS o comunque con un sistema token, lo stesso si fa per proteggere l'account Gmail. E quindi attivando la verifica in due passaggi, se avete uno smartphone si può avere un'applicazione che ti genera il codice, altrimenti si lascia il numero di cellulare. Il codice arriva via SMS, quando tu accedi al servizio di posta hai questa ulteriore verifica. Tra l'altro, da un po' di tempo, innanzitutto Gmail gira su, allora, così è detto proprio in modo banale, proviamo a dirlo in modo più tecnico: la trasmissione dei dati che voi fate dal vostro Gmail, dal vostro computer al server di Gmail e viceversa è criptata. Il che significa che non c'è la possibilità di intercettarli nel momento in cui si trasferiscono. Se poi dal server Gmail va a un indirizzo di qualcuno che ha un provider che non offre lo stesso tipo di servizio, quella parte ovviamente non la possiamo proteggere. Ma se per esempio va da una Gmail a un'altra Gmail, è criptata. Se non ci fosse, ad esempio, noi che stiamo usando una rete pubblica in questo momento, qualcuno con uno sniffer potrebbe tranquillamente intercettare tutto il nostro traffico, invece in questo modo è praticamente inutile. Esatto. E l'altra cosa che c'è, se non so quanti di voi utilizzino Gmail, quindi potrebbe non essere rilevante, però se lo utilizzate forse avete notato che al piede della pagina di Gmail ci sono le indicazioni sulle località, sulle ultime connessioni. Nel momento in cui il sistema rileva una connessione a Gmail da una località, da un IP che è collocato geograficamente distante rispetto a quello da cui voi vi collegate normalmente, vi manda un allert.
Per cui succede, per esempio, che io viaggio, vado a Londra, mi collego alla mia Gmail da Londra e il sistema mi dice: attenzione, c'è stato un collegamento da un IP che non è nello stesso paese in cui sei tu. È chiaro che se magari il tempo di collegamento tra uno e l'altro è molto distante, l'allerta non scatta, si presume che uno possa aver fatto un viaggio. Ma se 5 minuti prima mi sono collegato da un IP di Milano e 5 minuti dopo da un IP di Londra, allora il sospetto viene. E quindi ti arriva una segnalazione che dice: attenzione, può essere che qualcuno stia entrando nel tuo sistema. Sì, tra l'altro è un sistema che usano le carte di credito, ma disattivandoti direttamente la carta. A me è successo che l'abbiamo disattivato la carta perché è stata usata in America. Ma io sono lì, dovevo pagare l'albergo. Quindi qua arriva soltanto un alert. Okay. Tornando a buon a sapersi, un altro dei miti che c'è inspiegabilmente in Italia, e te lo chiedo perché è uno dei vostri partner, è che, ma sì, la polizia postale, sono vecchi, non conoscono, non sanno niente. Invece, qual è la tua esperienza sul loro livello di conoscenza della rete? Allora, la mia relazione con loro è non di natura tecnica, non ho mai, come dire, assistito, partecipato a indagini della polizia postale naturalmente, ma piuttosto collaboriamo da anni su questi progetti di formazione. Innanzitutto, sono sempre persone giovani, sono preparati giovani, sono, anzi, a dire la verità, scelgono appositamente persone giovani per mandarle nelle scuole, soprattutto nelle scuole superiori, perché insomma, sono ragazzini che parlano con ragazzini, riescono a costruire una sorta di rapporto di fiducia che viene anche dalla vicinanza di età, dalla vicinanza di comportamenti, di utilizzo degli strumenti, tali per cui riescono a entrare in sintonia con questi ragazzini e a dare dei suggerimenti su questa cosa. L'altro giorno, tu prima dicevi gli amici, insomma le compagne di scuola, uno tutti MSN chattano, ma tu sai chi sono questi, gli amici della Xbox, eccetera. Una delle cose su cui la vicequestore che teneva la lezione ai ragazzi insisteva di più era: ma voi siete sicuri che la persona che avete di fronte su internet sia quello che dice di essere? Perché chiaramente se voi costruite relazioni e soprattutto poi magari andate ad incontrare fuori persone che avete conosciuto solo su internet, non ci vuole molto a fingere di essere un tuo compagno di classe, non ci vuole molto a fingere di essere un tuo coetaneo, soprattutto se voi stessi mettete pubblicamente disponibili su internet informazioni personali. Prendere una foto, sapere quali sono le passioni di un ragazzino, gli interessi, eccetera, se il suo profilo su un social network è pubblicamente aperto, non è così difficile. E quindi magari a quel ragazzino non succede niente, però un malintenzionato prende e usa queste informazioni per fingersi il ragazzino e avvicinare amici di questo gruppo di ragazzini. Quindi vale per i ragazzini, vale per i loro genitori e personalmente penso valga in generale per tutti. Non tutto quello che si mette su internet deve necessariamente essere aperto a tutti. Così come noi abbiamo relazioni diverse, trasferiamo informazioni su di noi diverse alle diverse persone con cui viviamo, il contesto lavorativo, quello della famiglia, quello degli amici, quello degli ex compagni di scuola e così via. Io credo che sia corretto che questa modalità si preservi anche nel momento in cui le relazioni si gestiscono attraverso internet, anche perché una volta che un'informazione viene postata pubblicamente lì resta. Lì resta. È molto difficile. Esatto. Sì, credo che voi siate sommersi di richieste di potete togliere l'immagine e in realtà non l'avete voi, è un altro sito che Google sta indicizzando. Questo è assolutamente un classico per il motore di ricerca molto spesso. Allora, il motore di ricerca di fatto è uno strumento che vi può aiutare su questo, perché è uno strumento che vi permette di individuare se e dove esistono informazioni su di voi che magari non siete stati voi a caricare.
al punto che uno degli strumenti che abbiamo costruito, che sta anche dentro Buona Sapersi, si chiama proprio Io sul web, e altro non è che il suggerimento, e quindi diciamo una modalità agevole per impostare i Google Alert sul proprio nome, sul proprio indirizzo email, su informazioni magari che si vede che compaiono frequentemente su di noi. Allora, googlarsi non necessariamente è vanità, ma può essere il primo passo per capire se ci sono informazioni che qualcun altro ha messo su di noi. Dopodiché, che cosa bisogna fare? E ecco il secondo passaggio, ed ecco anche l'informazione che sta su Buona Sapersi. Non è andando da Google a dire, da Google o da qualsiasi altro motore di ricerca, ovviamente parlo per me, ma il problema è assolutamente comune, andando a dire togliete quella foto, togliete quella pagina web, togliete quell'informazione, perché quello che il motore di ricerca fa non è altro che scattare una foto di quello che esiste sul web. Se anche lo togliessi da questa immagine, quindi lo elimino dall'indice, il motore di ricerca ripassa periodicamente a riscattare delle fotografie per tenere questa immagine aggiornata. Se il contenuto è ancora lì, ritorna esattamente dove era prima. Quindi la soluzione non è eliminarla dal motore di ricerca, non può essere eliminarla dal motore di ricerca, la soluzione è andare a chiedere a chi l'ha caricata di eliminarla. Certo. Volevo farti una domanda, una curiosità mia. Ieri un ex ministro ha detto che Google è il secondo operatore pubblicitario italiano, è vero? Allora, la risposta ufficiale è che Google è una società quotata e quindi comunica i propri bilanci nel rispetto delle regole della SEC, dà i dati dei mercati che raggiungono una determinata percentuale rispetto al fatturato globale. Questi mercati sono per noi Stati Uniti e Inghilterra. L'Italia e quindi non c'è, e quindi abbiamo solo il dato di fatturato globale. Poi vi dico che cosa è stato detto a me. Magari. Allora, una domanda, perfetto. È bellissimo perché di solito nelle conferenze si chiede sempre alla fine, ci sono domande, non c'è mai nessuno che c'è un momento di silenzio tristissimo. Invece vai pure. Torno sulle pagine appunto da eliminare. Se io che ho caricato in maniera magari improvvida una pagina la elimino, però quanto tempo rimane in giro? Perché proprio non si è più visibile da nessun motore di ricerca? Allora, il tempo dipende da quanto frequentemente viene reindicizzato il mio sito. Se è il mio blog, probabilmente un bel po', perché non se lo fila nessuno e quindi non è che venga indicizzato tutti i giorni. Se è un sito di un quotidiano di informazione nazionale, probabilmente pochi minuti, perché viene indicizzato molto di frequente. Che cosa si può fare? Stare ad aspettare o c'è una soluzione? C'è una soluzione, ovviamente. Esiste la possibilità di chiedere la rimozione con urgenza della copia cache, perché quello che resta in giro tecnicamente è la copia cache. Copia cache significa quella foto che il motore di ricerca fa e tiene in memoria, ed è quella che deve essere eliminata, che si può eliminare dopo che è stata eliminata la pagina originaria, però semplicemente per quanto ci riguarda, digitando in Google rimozione copia cache si arriva facilmente alla pagina dell'assistenza, che spiega come inoltrare, ti porta proprio al documento che ti permette di inoltrare la richiesta. La richiesta la deve fare il webmaster che ha rimosso la pagina, perché ha l'informazione sulla pagina. Ecco, questo è l'altro come dire grandissimo punto di partenza. Video, pagine, contenuti di qualsiasi genere, se non sono identificati in modo preciso, cioè con l'URL, è assolutamente impossibile sapere di cosa stiamo parlando. La petizione su Facebook per eliminare il video tal dei tali è come se non esistesse. Ci sono degli strumenti che vengono messi a disposizione,
che servono e sono stati pensati proprio perché attraverso quegli strumenti si identifica in modo preciso il contenuto e quindi si può fare una segnalazione. Un'altra domanda più leggera invece, quando invece si elimina un account oppure il nome di un blog così, poi i dati diventano indisponibili per un certo tempo, cioè non posso più rifarlo con gli stessi dati. Sì. Lì invece quanto tempo deve passare per resettare il sistema perché io possa riutilizzarlo? Non sono preparata. Posso dirvi che quando uno... ho un altro pezzo di risposta che non risponde esattamente a questa domanda. Secondo me se lo cerchiamo lo troviamo. Però quando uno decide di eliminare un account, che cosa succede dei suoi dati? Vengono eliminati. Guarda, è una domanda che è arrivata su Twitter mentre parlavamo. Cioè, se un Gianluca Neri decidesse io voglio proprio sparire, voglio, ovviamente dipende da sito a sito, ma su Google io posso schiacciare una cosa, eliminare il mio account, la mia presenza? Un account, diciamo, vuoi eliminare Gmail, cioè vuoi eliminare il tuo account, sì. Lo puoi fare e Google cancella i dati, perché i dati sono i tuoi. Perché sai che ci sono state molte polemiche su altri siti sul fatto che molti utenti si cancellavano, ma le foto rimanevano sul sito, c'era modo di accedere, invece in questo caso... I dati vengono cancellati. In realtà addirittura abbiamo un gruppo di ingegneri che si è dato il nome fascinoso di Data Liberation Front, cioè il fronte per la liberazione dei dati, che un giorno, guidato da un ragazzo che faceva il ricercatore di greco antico, un ragazzo americano che lavorava anche a Roma come ricercatore di greco antico in università, nel contempo programmava a tempo perso e a un certo punto è diventato responsabile del nostro centro di ricerca di Chicago, e un giorno è andato dal management team dicendo io credo, con il nostro gruppo di ingegneri, che ci sia una carenza nella modalità di relazione con gli utenti, che deriva dal fatto che non è facile per un utente ritornare in possesso dei contenuti che ha caricato sulle nostre piattaforme. È chiaro che se uno vuole togliersi 10 foto da Picasa, ne scarica una per una, ci mette 10 minuti e la cosa è fatta. Ma se uno su Picasa ne ha messe 10.000, quanto tempo gli ci vuole per scaricarsi 10.000 foto? Eppure quelle foto sono sue e nessuno l'ha mai messo in dubbio. Oppure le email, oppure i post del blog, di blogger, eccetera, eccetera. E allora si sono messi a lavorare proprio per la cosiddetta liberazione dei dati, ovvero sia per far sì che in tutti i servizi nuovi che vengono lanciati e progressivamente in quelli esistenti ci sia la possibilità di scaricare i propri contenuti facendo un grande zippone di fatto, no? Se usate documenti condivisi, possono essere anche centinaia o migliaia, e il concetto di fondo è come se io trovassi un giorno un appartamento in affitto che è più bello di quello dove sono io, sta in centro, costa di meno, vado dal mio proprietario, gli dico va bene, do la disdetta, lui mi dice nessun problema, vai, però devi lasciarmi le foto, i libri e il divano. È chiaro che io, finché non ho contrabbandato una per volta le foto, i libri e mi sono portato fuori il divano di notte, non cambio casa, ma mai più nella vita affitterò una casa da questa persona. La stessa logica di fiducia deve esistere tra chi utilizza i nostri servizi e Google. Se per una ragione qualsiasi decido che non voglio più usare un servizio di Google, magari perché qualcuno ha sviluppato un servizio migliore, devo potermene andare e portare con me tutto quello che mi serve. In realtà quello che abbiamo visto poi è che molto spesso le persone, non appena i dati di un servizio vengono liberati, scaricano delle copie che tengono come backup, oppure perché sempre di più gli stessi contenuti uno li vuole poter utilizzare su piattaforme diverse. Certo. E quindi è estremamente utile, però poi non necessariamente se ne vanno dal servizio. Se non ci sono altre domande, io continuerò a parlare finché non vedo mani alzate, faccio una domanda io per finire a Simona. E la domanda è, come si evolverà Buono a Sapersi? Innanzitutto, ovviamente credo che continuerà nelle iniziative che già fa, se ne sono previste altre.
che si possano dire poi. No, sì. Allora, senz'altro in questo momento l'evoluzione imminente sono questi corsi che sono lezioni in 100 scuole in contemporanea una volta al mese con la polizia postale. L'altra cosa che stiamo aggiungendo è che alle lezioni nella scuola vogliamo affiancare gli hangout sulla nostra pagina su G+, in modo che gli adulti, chi non sta nelle scuole che sono state scelte, possa avere la possibilità di appunto farci domande, seguire il tema, eccetera. E poi tra virgolette spazio alla fantasia, nel senso che l'intenzione è veramente quella di continuare a portarlo avanti e stiamo anche cercando altre strade, insomma. Se ci sono suggerimenti sono più che aperta ad ascoltarli. Perfetto, io ringrazio. C'è una domanda. È una domanda un po' cialtronesca, però non ne dubitavamo, Wally. Credo che sia simpatica, nel senso che io uso Google da quando è nato, quindi uso tutti i servizi di Google, però uno dei servizi che più utilizzo non è di Google, però mi piacerebbe che fosse di Google, cioè è Let Me Google That For You, che credo che credo che sia il servizio più bello mai creato, soprattutto per chi deve fare assistenza, per chi deve dare suggerimenti e compagnia bella. Come lo vedete voi questo? Come una grande idea da parte di chi l'ha sviluppato, ma ben vengano grandi idee da questo punto di vista. Cioè, se ci sono servizi utili agli utenti che vengono ideati, e peraltro spingono a usare il motore di ricerca, ma anche non necessariamente, intendo dire, è assolutamente vero, non è un modo di dire, che la concorrenza in questo settore va solo a vantaggio degli utenti, perché spinge ad essere continuamente innovativi, perché permettiamo agli utenti di portarsi fuori tutti i dati dai nostri servizi quando potrebbe essere un modo così facile per garantirci che continuino ad usarli. Perché in realtà è anche un modo per essere sicuri al nostro interno di avere sempre quella spinta competitiva a tenere alto il livello dell'innovazione. E infatti invece molti altri servizi stanno chiudendo l'esportazione di dati verso altri servizi e proprio per questo motivo. Insomma, ieri Jobs, nel documentario che abbiamo proiettato, in realtà diceva la stessa cosa. Noi abbiamo smesso di crescere come Apple nel momento in cui ci siamo seduti e ci siamo fatti raggiungere da Microsoft proprio in quel momento. Speriamo di non sederci. Va bene, io ringrazio Simona Panseri per il tempo che ci ha dedicato, ringrazio voi che ci avete ascoltato, dico buon appetito a chi mangerà qua e avviso tutti ovviamente che se il tempo purtroppo continuerà ad essere inclemente, tutti gli eventi che erano previsti in Rocca sono ovviamente spostati qua. Nel caso in cui cambi, seguite il tweet della Blockfest per essere aggiornati. Intanto grazie Simona. Grazie a te, grazie a voi.